Nel 1889 questo era l'edificio più alto del mondo, con i suoi 300 metri. Era stato progettato per celebrare il centenario della Rivoluzione francese. Ma qual è il legame tra questa incredibile struttura e questa? Un'umile pentola. Questa è ancora la torre in ferro più famosa del pianeta, un capolavoro di ingegneria, il culmine di 200 anni di sviluppo dell'industria metallurgica. Per scoprire come poté essere realizzata, dobbiamo tornare al XVIII secolo in Inghilterra. Da migliaia di anni i fabbri martellavano il ferro incandescente per dare forma a piccoli oggetti di uso quotidiano, come i ferri di cavallo. I fabbri ferrai lavoravano con un ferro molto puro, chiamato ferro forgiato. Lo si produceva fornendo il minerale ferroso in una fornace, alimentata da carbone ricavato dagli alberi. Lo si poteva battere, martellare, torcere, senza che si rompesse. Andava benissimo per i ferri di cavallo, ma era una produzione artigianale, molto lontana dalla produzione in massa della quale avrebbe avuto bisogno Eiffel per la sua torre. Era necessaria una rivoluzione industriale, e fu qui, nello Shropshire, nelle Midlands inglesi, che tutto ebbe inizio. Oggi questa è una vallata amena, ma all'inizio del 1700 l'aria era piena del fumo e del ruggire delle fornaci che producevano ferro. L'industria era in pieno sviluppo, ma c'era un problema. Nelle colline circostanti abbondava il minerale ferroso e c'erano boschi da sfruttare per il carbone, ma a un prezzo folle. Erano necessari 250 kg di legna per produrre appena 50 kg di carbone. Immaginate quanti alberi fossero necessari per alimentare una di queste fornaci. Per sostenere l'industria del ferro, qualcuno doveva risolvere questo problema. E nel 1708 un fabbro inglese, Abraham Darby, venne nello Shropshire per eseguire alcuni esperimenti segreti. È a questo punto della storia che entra in gioco la pentola. Darby voleva produrre in massa pentole come questa, forgiandole nella sabbia. Aveva visto usare quella tecnica dagli artigiani dell'ottone in Olanda. Intelligenti questi olandesi. Per poter dare inizio alla produzione delle sue pentole, Darby doveva trovare un nuovo combustibile per produrre in massa il ferro nella sua fornace. Le materie grezze venivano caricate da qui. Questo era il foro di carico. Dato che era difficile produrre carbone in grandi quantità, Darby voleva trovare un combustibile alternativo. Ed ecco la soluzione alla quale giunse. Coke, un combustibile che non produce fumo. Grazie al coke fu finalmente possibile scaldare la fornace fino a 1200 gradi. Ed era un materiale praticamente inesauribile, perché lo si realizzava scaldando il carbone per espellerne gas e impurità. A poca distanza dalla vecchia fornace di Darby, ancora oggi si usa il coke per produrre il ferro da stampo, o ghisa. Questa fornace è una delle poche sopravvissute dal XIX secolo. La fornace è diversa, ma il principio è lo stesso. La si accende, la si carica e il metallo fuso esce dal basso. Oggi la si carica proprio come ai tempi di Darby. Coke, calcare e, dato che non abbiamo minerale ferroso, un po' di ferraglia di qualsiasi tipo. Carichiamo. Viene caricato tutto insieme. Il calcare contribuisce a mantenere costante il flusso di ferro, facendo affiorare in superficie le impurità, che vengono poi rimosse. Darby ottenne così il suo metallo fuso, ma per produrre in massa le sue pentole doveva apprendere l'arte di forgiare il ferro in stampi di sabbia. Ora proveremo a farne uno. Per prima cosa serve un modello in legno della stessa forma dell'oggetto che successivamente si potrà riprodurre in più copie. Oggi non c'è molta domanda di pentole, dunque realizzerò un'incudine. Ed ecco lo stampo nel quale metterò la sabbia. Userò un setaccio.
La sabbia deve essere molto fine per evitare la formazione di grumi. Questa non è una sabbia qualsiasi, è una sabbia speciale, estremamente fine, che mantiene la forma quando la si compatta. È nera perché contiene polvere di carbone per impedire che si attacchi al modello. Ed ecco fatto lo stampo. Eccezionale, meraviglioso. Ora va riempito con metallo incandescente. Se è caldo, credetemi, lo è. La ghisa prodotta nella fornace alimentata a coke non era pura quanto il ferro forgiato con il quale lavoravano i fabbri, ma era perfetta per essere colata negli stampi in sabbia. E ben presto Darby iniziò a produrre più di 5 tonnellate di ferro a settimana. Un sacco di pentole. Ma che dire della mia incudine? Ed ecco il momento della verità. Ora vedremo il risultato del mio lavoro. Eccezionale! Può sembrarvi semplice, ma ai tempi di Darby questo genere di produzione in massa era rivoluzionario. Ma siamo ancora lontani da Eiffel e dalla sua torre di 300 metri. Questa tecnica diede inizio a una nuova età del ferro e rese ricchissima la famiglia Darby. Due generazioni dopo, i Darby fecero una nuova scoperta eccezionale. Fu il nipote di Darby, Abraham Darby III, a usare il ferro nell'edilizia. Nel 1777 vinse una gara d'appalto per la costruzione di un ponte sul fiume Severn. Darby intendeva fare qualcosa di eccezionale per promuovere l'azienda di famiglia, così decise di costruire questo, il primo ponte in ferro del mondo. A poca distanza, la compagnia di Darby era ormai esperta nella colatura del ferro. Dunque, perché non produrre gli elementi strutturali di un ponte? Si trattava di un'impresa titanica. Il ponte ha un'estensione di 30 metri e le travi più grandi pesano oltre 5 tonnellate. E sorprendentemente gli elementi sono incastrati tra loro. Non potevano usare rivetti perché ancora non erano stati inventati, così furono impiegate le tecniche della carpenteria. Le travi sono tutte unite con giunti a coda di rondine. Questo ponte cambiò il mondo, divenne tanto famoso che l'intera area prese il nome di Iron Bridge. Darby impiegò un paio d'anni a realizzare il ponte e gli costò il doppio di quanto avesse preventivato. Ma ben presto fu ripagato delle spese. Da tutto il paese presero ad affluire visitatori felici di pagare un pedaggio per poterlo attraversare. Il ponte di ferro ispirò gli ingegneri di tutto il mondo che iniziarono a usare la ghisa per le loro realizzazioni. E con l'avvento delle ferrovie, la domanda di ponti aumentò. Per i costruttori di ponti di tutto il mondo, la ghisa presentava dei grandi vantaggi. Una volta realizzata una delle costole, era possibile realizzarne infinite copie. Questo è il Pont de Sully, uno degli ultimi ponti in ghisa rimasti a Parigi. Questo perché la ghisa ha un punto debole. Resiste alla compressione 5 volte meglio che alla tensione. Il che va bene quando la pressione è esercitata dall'alto verso il basso, o nel caso di un arco, quando la forza è diretta verso i pilastri laterali. Ma le travi molto lunghe sono sottoposte a grande tensione e possono facilmente spezzarsi, facendo crollare l'intera struttura. La ghisa è friabile e se la osserviamo al microscopio capiamo facilmente il perché. Il bianco è il ferro puro, mentre le parti nere e brune sono impurità, come carbonio e fosforo, che rendono questo materiale piuttosto fragile se sottoposto a tensione. Per gli ingegneri era un materiale ancora nuovo e nel maggio del 1847 accadde l'inevitabile. Proprio mentre un pesante treno a vapore stava attraversando un ponte sul fiume Dee in Inghilterra, una trave in ghisa si spezzò. Morirono 5 persone. Era necessario un tipo di ferro in grado di sostenere lo sforzo, senza spezzarsi come la ghisa. Ma era sempre esistito. Il ferro forgiato. Il ferro forgiato ha una struttura completamente diversa da quella della ghisa. È pressoché privo di carbonio e le sue molecole sono tutte allineate, il che lo rende più flessibile, limitando il rischio di rottura se sottoposto a tensione. Tale ferro più puro, usato dai fabbri da secoli, non poteva essere prodotto in massa con le fornaci a coke di Darby.
ma nacque una nuova fornace e una tecnica innovativa detta puddellazione. Nel 1784, un inglese, Henry Cord, aveva inventato una fornace rivoluzionaria, in grado di convertire grandi quantità di ghisa nel più puro ferro forgiato. Eccola. Beh, certamente ha visto giorni migliori, ma è ancora possibile capire come funzionasse. Qui veniva acceso il fuoco e i gas incandescenti venivano immessi nella fornace fino alla ciminiera. Ed ecco la novità. Il ferro veniva caricato qui, lontano dal fuoco. I gas incandescenti fondevano il metallo senza che esso entrasse in contatto diretto con materiali contaminati. Per la seconda fase serviva questo. Un'asta da puddellazione. Serve a mescolare il metallo fuso mantenendolo in contatto con l'aria. Cord scoprì che se continuava a mescolare il metallo fuso, le impurità come carbone e zolfo si combinavano con l'ossigeno, svanendo. Restava solo una massa spugnosa di ferro puro, che poteva essere compattata per mezzo di un enorme maglio. Il maglio a vapore poteva svolgere il lavoro di 100 fabbri. Il ferro forgiato era finalmente producibile su scala industriale. Grazie al ferro così prodotto, gli ingegneri poterono finalmente costruire enormi strutture, fino a poco prima irrealizzabili, come questa, la stazione ferroviaria di Austerlitz, a Parigi. Queste furono le cattedrali dell'era della ferrovia, luminose e arieggiate, avveniristiche per quei tempi. Per coprire tutti i binari e proteggere i passeggeri, il tetto doveva essere molto ampio e lasciar passare molta luce. La vecchia tecnologia non poteva fare ciò, così si decise di combinare due diversi tipi di ferro. Ghisa per i sostegni, che potevano essere realizzati tutti identici, e al di sopra di essi una intricata rete di travi e giunti, tutti in ferro forgiato. Tali enormi realizzazioni in ferro ispirarono un ingegnere delle ferrovie francesi, Gustave Eiffel. Si stava già facendo un nome, costruendo ponti con ferro forgiato di alta qualità. E fu quel tipo di ferro il materiale che Eiffel raccomandò di usare per la costruzione di una torre alta 300 metri destinata a sorgere nel centro di Parigi.